No, questa partita è molto importante, c'è il dispiacere per aver accumulato 0 punti con l'Inter dopo una buonissima prestazione. Siamo stati squadra, però l'abbiamo subito accantonata perché c'è subito questa partita che ci potrà far rifare subito. Speriamo in un buon approccio come quello dell'Inter, stiamo lavorando bene. Il mister ci sta dando i suoi accorgimenti tattici per preparare meglio la partita. No, sono felicissimo e spero, quest'anno ho fatto un piccolo calcolo, spero di raggiungere le 100 in Serie A qua con il Crotone, che sarebbe una grandissima soddisfazione. Beh, sicuramente l'Europa League ha più partite, quindi la rotazione dei giocatori è molto importante per l'Atalanta, però è una squadra aggressiva, propositiva, che lascia pochi spazi e poi soprattutto è una squadra che tutti corrono, pressano e vengono sempre a aggredirti, ti lasciano poco spazio, è una squadra fisica, diciamo che è una delle squadre più complete di questa Serie A insieme alle big, quindi è una partita da affrontare nel migliore dei modi con la miglior concentrazione. L'andata l'ho quasi dimenticata perché non eravamo nel nostro stadio, eravamo la prima volta in Serie A, quindi l'ho proprio cancellata. Il ritorno invece mi ricordo che avevamo fatto una buona partita, eravamo stati molto aggressivi, e avevamo avuto poche occasioni, ma mi ricordo che avevamo avuto 2 o 3 occasioni nitide per anche passare in vantaggio. E giocavamo fuori casa come questa volta, quindi io spero che possiamo ripetere la prestazione dell'altro anno senza ovviamente subire gol.